Intellettuale da basso, di basso livello. Beh, vabbè, la statua. Che bello. Per farlo le associazioni è bellissimo. Poi si fa in un attimo a montarlo, eh? In un attimo. Roberto Scolari, ma ovviamente con il tuo lato di... Perché mi accompagna il tagliati, eh? Vi siete tagliati a fare salsicce? Tagliamo il pane e tutti tagliati. Ah, col pane! Neanche col salame, col pane. Sacchetto così. Beh, Elena, ma te vivi in casa con dei telestrittari, no? Ho conosciuto dei tuoi inquilini di Bologna, cioè di Bologna, una ragazza di Torino, che sta con uno di Palermo, Leonardo, che ha preso il vinazzo. Dov'è la cosa? La cosa? Le salsicce. Ciao! Adesso andiamo a ubriacarsi. Bene, mi sembra tutto. Tant'è vero che l'idea di prima non avevano mai detto una sola. Un po'. Sì, dovrebbe esserci, io faccio questi qui. Ah, ma lì si mangia. Si mangia lì? Eh? Mangiate? Eh? Cosa vengo a fare? No. Che bello, anche c'è il. Il cosa? Parla, esprimiti! No, va bene. C'è una cosa più organizzata. No? Voi dovete prenotare un'intervista, no? Mi hanno detto? Sì. Sì, ma poi magari se la fate in differita, ci montate, siete in mezzo, ci montate i DVD, alcune spezzoni di alcune cose abbiamo ripreso noi. Al massimo montiamo qualcosa. Il tuo bel amighino. Esatto. Hai parlato di fare un video di quello? No, però gli ho detto una cosa internos in generale, cioè l'intervista più... No, l'idea era se di queste riprese del primo maggio riuscite a fare una cosa di 5-10 minuti. Sì, sì. C'era in programma una cena di autofinanziamento di alcune associazioni, che sono era carino di proiettare, magari una cena della gente che non passa più di qua. Sì, infatti, va bene. Comunque veniamo, mi hanno detto che questa associazione aveva il 90% di ragazze. Sì, adesso è un 33%. 33. Però salirà. Sì. Sono tutte impegnate. Appena la percentuale sale, noi veniamo a fare interviste. Va bene? Impegnate. Sì. Speriamo che torni fuori il sole, così si tolgono anche un po' di cose da dopo. Poi si può prendere la sangria da Bavaria. Della serie svendiamo. Va bene. Poi andiamo a prendere il dolce. Ciao. Ciao.
Andiamo adesso, eh? E vieni qua. Oggi la via dietro. Andata. Piove, piove anche qua. Testimonio a casa. Ciao, Eri. Ciao. Ciao. Come stai? Bene. Che fate di qua? Prendiamo l'acqua. Una regia e una aderenza. Vuoi un libro che si chiama? Vuoi qualche succhino? Non ti formare a mangiare in tutto qua. Allora qua cosa fate? Chiedi a loro che sono i titolari del banchetto. Dai, dottor Massi, andiamo avanti con te. Poi che non lo so, ma come funziona? Allora, bazzone 1 euro, torta 1 euro, vino tutto 1 euro, succo 50 centesimi. Siamo a niente, adesso la stazione, dopo veniamo a mangiare tutto. Tutto. Non è cadente comunque. La giubbia, tanto lasciamo parlare la gente che è senza domande. Thank you.
Vai, quindi pronto che ti intervistiamo, è sulla scuola. Vai, te la senti? Lo vuoi sapere. Ah, sulla riforma della scuola, perché siete qui in piazza anche voi lavoratori. Tu parla come maestro, insomma. Va bene. Siamo qui alla manifestazione del 1° maggio con un insegnante delle scuole elementari. È un momento importante di riforme, ma anche di proteste. Che cosa ne pensate, perché siete qui in piazza oggi? Ma penso che il problema della riforma Moratti parte da lontano, parte dalla nascita di questo governo, che prevedeva un grosso colpo alla scuola pubblica in direzione di una privatizzazione dei sistemi scolastici, e di conseguenza la riforma Moratti porta a uno sbocco di questo livello, cioè il fatto di diminuire gli anni di scolarizzazione, il fatto di avere contestato, salvo poi ricredersi dopo le proteste della classe insegnante, dei genitori, degli alunni stessi riguardo al tempo pieno. Fa un po' specie vedere adesso i manifesti elettorali del governo Berlusconi con la faccia del nostro capo di governo che promette e dice che il tempo pieno è per tutti, che ci sono investimenti, eccetera. La situazione probabilmente non è quella, come non è quella riguardo a tutti gli altri aspetti della riforma Moratti. Viviamo giornalmente nella inconsapevole difficoltà di quello che può succedere giorno per giorno. I decreti escono senza nessun preavviso, ci sono delle situazioni estremamente difficili, penso che ci sarà da lottare. Speriamo di non vederne peggio di quello che stiamo vedendo adesso. Ciao Federico. Non sei neanche ingrassato troppo rispetto all'altra volta. Di solito che metti su 10 kg ogni volta che ti vedo. Che dovrebbe essere un 1° maggio, diciamo così, di protesta, anche data tutto quello che sta succedendo, Melfi, non c'è neanche una bandiera dei democratici di sinistra in piazza. Direi che questo è
un segno. Ma questo è il segno del fatto che queste sono appuntamenti importanti e spesso si saltano. Dopo non bisogna stupirsi se perdiamo le percentuali nelle elezioni. Bravo Mirko. Non ci stiamo, resistiamo sono alla guerra. Cioè. La guerra non si fa, alla guerra non si va. Ritirarsi non è vita. La guerra non si fa, alla guerra non si va. Ciao Marina. Facciamo sull'unale a Fiorani della Ghe. La mia vista? La Ghe mia è della Cusopera. Ciao Gianni. Comunque vedi Mirko che non è una persona indifferente. Ah, è una persona intelligente. Thank you.
Vuole che gli annunci. Qua, siamo qui con il sindaco di Reggio Emilia. Che significato ha questa manifestazione dopo gli scontri di Melfi e dopo la politica del governo d'Italia, la sanità, la scuola, gli enti locali? Quale significato assume, cioè, in un momento così difficile per il nostro paese, questa bella manifestazione? Beh, la festa del primo maggio è la festa del lavoro e porta con sé un valore straordinario, io credo, che va quotidianamente ogni anno testimoniato in difesa dei diritti e del lavoro. Naturalmente campeggia anche sul palco da cui parleranno tra poco gli oratori la bandiera della pace e la parola grande, grande scritta in tante lingue, che è quella dei diritti. Io credo che i lavoratori a Melfi difendano il loro diritto ad essere protagonisti delle condizioni di lavoro e quindi credo che sia importante che venga loro riconosciuto questo diritto, a pronunciarsi sulle condizioni di lavoro, sulle condizioni di contratto, ad essere un soggetto riconosciuto, su cui non si può, credo, passare, né si può prendere, credo, a pretesto anche una situazione pesante di tensione che credo debba vedere da parte di tutti lo sforzo perché non sia così. Il diritto ad essere protagonisti e a discutere nelle sedi della contrattazione decentrato di quelle nazionali non credo debbano essere calpestati. E il primo maggio è un'occasione per esprimere di nuovo che i diritti non sono mai conquistati per sempre e che più in generale la cultura, la forza del lavoro e le organizzazioni sindacali sono una grande forza di una democrazia. Ecco perché il riconoscimento reciproco di tutti i protagonisti del dibattito, anche della dialettica sociale, ha un ruolo fondamentale. Grazie. Grazie Antonella. Della Slovacchia, di Malta e infine di Cipro, ai quali va il nostro caloroso saluto, il saluto di questa bella piazza. È un evento straordinario, come tanti hanno detto, si sta realizzando una sorta di rivoluzione pacifica che sta ridisegnando la geografia politica dell'Europa e del mondo, che è lì a dimostrare come i valori della convivenza civile, dell'integrazione tra i popoli, possono rappresentare la prospettiva alla quale guardare. Due parole che vi dispiace voi, però mi dispiace anche a me non essere presente. Questo allargamento dell'Unione, ancor più significativo, perché l'Europa non aveva mai conosciuto nel suo passato, questa dimensione dell'integrazione assume un valore straordinario se viceversa si guarda le vicende del secolo scorso, che quelli che hanno attraversato questo continente. Due guerre mondiali, le più sanguinose e tragiche della storia dell'umanità. Guardando a quelle vicende che vogliamo definitivamente consegnate al passato, possiamo capire l'importanza di quel che avviene oggi. Questo evento, proprio perché coincide con la data del primo di maggio.
scivola di mano. Li volevo vedere nel 92 questi garofani. È finito un anno. Cambiato il mondo. Ma mi ha dato un messaggio prima. Sì. Ha tirato le monetine invece che i garofani. Ha detto che andava a chiedere per l'intervista. Cambiato, cambiato, cambiato. Tutti pronti a scagliare, ci faccio vulnerabili e indifese, sono nuvole sospese, gonfie di sottintesi, accendono le infinite attese, sono gocce preziose, indimenticate, a lungo spasimate, poi centellinate, sono frecce infuocate che il vento, la fortuna sanno indirizzare, sono lampi dentro a un pozzo, abbandonato, un viso sordo e muto che l'amore illuminato, sono foglie cadute, promesse dovute, che il tempo ti perdoni per averle pronunciate, sono note stonate, sul foglio capitate, per sbaglio tracciate, poi dimenticate, le parole che ho detto, oppure ho creduto di dire, lo ammetto, strette tra i denti, passate ricorrenti, inaspettate, sentite o sognate. Sabbia da mucchiare, piccoli divieti a cui disobbedire, sono andati a dormire, sorprese da un dolore profondo che non mi riesce di spiegare. Facce sovraesposte per il troppo sole, sono queste le parole, dolci o rancorose, piene di rispetto oppure indecorose, sono mio padre e mia madre, un bacio a testa prima del sonno, un altro prima di partire, le parole che ho detto e mi sa quante ancora devono avvenire. Okay.
sorte, l'amore che non smetteva di girare, ci ho appoggiato il piede sopra per paura, di dividere i miei metri quadri, di pellicola molto divertente, lasciare i cassetti e gli armadi, nel mio disordine senza toccare niente. Allora, Caramella Smog, com'è nato questo album? Praticamente ci siamo messi in contatto con la natura, l'ambiente, e a questo punto abbiamo capito che dovevamo affrontare dei temi riguardo alle grandi problematiche sull'ambiente, sull'ecologia, e è nato questo album. Che... Ma la scelta di mettere un socio sul palco che sta cantando facendo il tuo ruolo, tu essere qua in mezzo al pubblico, da cosa è data? È data dal fatto che voglio avere un feedback diretto dal pubblico, cioè della reazione che il pubblico può avere rispetto a questa cosa, e capire quanto loro sono stupidi e non riescono a capire questa differenza, capito? E perché la macchina fotografica? Perché mi devo appunto raccogliere le immagini delle persone per capire quanto in effetti loro stanno credendo che quello lì sono quelle persone, quando invece sono io, capito? Conosci Telecitofono? Ah certo che non conosci Telecitofono, è una grande emittente che avrà dei grandi risvolti in futuro, lo so che al momento state facendo fatica, però ragazzi io credo in voi. Grazie, ci puoi fare uno slogan pubblicitario da Samuele Bersani per Telecitofono? Telecitofono è una grandissima cazzata. Per capire che si può star bene senza complicare il pane, ci si spalma sopra un bel giretto di parole vuote ma doppiate. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene la pilota. Togli la ragione, lasciami sognare in pace. Ieri dei centimetri di libri sotto i piedi per tirare la maniglia della porta e andare fuori, come Mastroianni anni fa, come la voce guida la pubblicità. Ci sono stati dei momenti intensi ma li ho persi già. Io non lo conosco più. Almeno non mi faccio un caffè.
numero sui pomodori, se lo schiaccio contro il muro sulla pancia, pancia, sono da una reazione sotto il sole col sudore sulla guancia, guancia, una metafora come si fa, ti viene una poesia o la verità, ti perderesti per la scena ancora un po', che ti riprendo da dove sei finita, a dare l'acqua con il tubo alla bottiglia, ti vieni subito a vedere la tristezza del vento, il tramonto giapponese su quel paese, l'amicizia che non passerà mai. Avevo voglia di pensarti qualche cosa, solamente di riuscire a fare tardi, con la scusa di parlarti e di toccarti e di salvarti, parti, parti, parti. Spuntano un occhio nella gente immobiliare come lo volevi tu, ma se cancelli il mio ricordo succede che sono morto e che non esisto più. Coprendo il buco non parlo, ma vibro come tarlo, dopo non finisco più. Non c'è confine di proprietà, se ci si ruba la libertà, non c'è confine di proprietà. La carriola dove va, dove va, dove va? Proprietà, se ci si ruba la libertà, non c'è confine di proprietà. La carriola dove va, dove va, dove va? Allora hanno detto coccodrillico, coccodrillico, che insistevano, insomma io facevo le altre canzoni mentre suonavo, si sentiva coccodrillico. Allora ho detto vabbè, allora te la faccio, ho cominciato con questa velocità qua e oggi mi andava di non farla, no scherzo, mi andava di farla così, l'ho fatta, mi sono divertito e quindi quest'estate ce la porteremo così, quindi i provocatori servono sempre, vi ringrazio molto. Sicuramente, molto peggio. Credo anche che aver scritto una canzone del genere non è che cambierà sicuramente qualche cosa, ma è molto importante smettere di scrivere delle canzoni soltanto pensando che diventino delle suonerie del cellulare. È molto più importante, secondo me, lasciare un segno anche al di là delle partecipazioni televisive. Non credo di essere molto invadente, mi avete visto due volte in televisione quest'anno perché non c'è più lo spazio per dire niente in televisione. Ti danno un microfono finto e devi cantare la tua canzone finta. Sono contento di essere venuto qua in questa città e mi piacerebbe concludere a modo mio esattamente così come ho cominciato. Quelli che non c'erano se l'ascoltano per la prima volta, quelli che c'erano avranno un minimo di pazienza nell'ascoltare ancora un'altra volta Cattiva. Grazie mille. Sei tu a decidere la strada, io resto dietro di te. Raccogli sassi rotondi in una scatola quadrata, un passatempo inutile. Sinceramente da un po' sì, ti dà la giornata, non posso dire di no. Usciamo fuori dal quartiere una volta al mese, solo di sabato, ma pensa che coincidenza.
tagliargli la gamba, fagli una domanda cattiva, spietata, con il foro d'entrata, senza visto d'uscita. È stato lui, io lo so, non credo alla campana degli innocentisti, perché anticamente ero io un centurione con la spada e non lo posso difendere. Mi ricordo quando ci fu Galileo e Giovanna d'Arco, ero presente in piazza, provavo immenso piacere, mi sentivo bene a vedere come si muore, sono di un'altra razza. Chiedi un autografo all'assassino, guarda il colpevole da vicino e approfitta finché resta dov'è, tocca lì la gamba. Perché diciamo che ho fatto un sacco di cose, ma non ho fatto niente.
secondo me c'è stata una sala che riempita di più con quel film. Sì, infatti. Cioè, per